Signor Tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era e abbiamo montato la tua Velox e fatto multe senza pietà e preso uno senza patente. Minchia, signor Tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava che sbiadivo tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone, che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che non serve per cose buone. Può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor Tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrò passare per star seduto su una volante? La voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca fare i conti con il coraggio della paura, e questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente se prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor Tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto, se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor Tenente. Questa è stata una canzone di Giorgio Faletti, che ha cantato nel 1994, nel Sanremo del 94, dedicata appunto alla scorta dei due grandi magistrati. Io ho voluto dedicare questa serata, come all'inizio della manifestazione lo scorso 20 luglio, qui alla 17ª edizione di Musicarte nel Parco, quest'anno nella location dell'Aurum, una location del tutto prestigiosa, perché l'associazione che rappresento, Musicarte, è impegnata non solo artisticamente e musicalmente, ma anche sul sociale. Sul sociale con i temi importanti, essendo anche collegata e gemellata con la più grande associazione di carattere umanitario dei diritti umani, cioè Amnesty International, rappresentata stasera dal direttore, dal responsabile del gruppo 166 di Pescara, Paolo Mariani. Grazie mille. Chi mi conosce sa che non metto barriere fra i musicisti e il pubblico, fra le istituzioni e il pubblico, perché ci deve stare una connivenza e anche una complicità quando si organizzano manifestazioni di carattere emotivo e di carattere sociale come questa. Ringrazio di cuore, in modo del tutto spontaneo, da parte di tutti i musicisti, le istituzioni presenti, il dottor Nicola Trifuoggi, magistrato, procuratore. Vado in ordine sparso, quindi non certo per ordine di importanza, perché io penso che ogni persona ha la sua importanza. Il questore di Pescara, della provincia di Pescara, il dottor Paolo Passamonti. La giornalista Rai Daniela Senepa, che si occupa da tanti anni in modo molto professionale e anche deciso, la dottoressa Daniela Senepa. Il sindaco di Pescara, Luigi Arbore Mascia. La signora Letizia e l'assessore alla cultura del comune di Pescara, la quale è sempre presente anche quando non è presente, perché è stata molto presente quando abbiamo organizzato il tutto, e tra l'altro l'assessore consegnerà con me una onorificenza a questo magnifico complesso musicale questa sera, l'assessore Giovanna Porcaro. Ringrazio i collaboratori dell'associazione Musicarte che in modo del tutto volontario si adoperano per la realizzazione di questi eventi appunto.
Io intanto leggo la dedica, e che non sia una dedica a caso, deve essere un momento di riflessione, perché io sono, forse quest'ora non lo sa, l'ho detto alla prima giornata, figlia di poliziotto. Mio padre è stato in polizia a 42 anni di servizio, e ricordo quando ero bambina, nel periodo degli anni di piombo, gli anni pesanti, ero piccola e avevo paura, perché ogni volta la chiamavano: maresciallo Castiglione, c'è una bomba sul treno X, magari era un falso allarme. E io non facevo vedere, perché non faccio mai vedere quando ho paura, avevo paura. È la stessa paura che dobbiamo avere un po' tutti verso le persone che non hanno cuore, le persone che si adoperano per una questione morale, così come Falcone, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, i magistrati abruzzesi, che io veramente voglio fare ancora un applauso forte, così come il corpo di polizia che si adoperano per rendere una vita migliore, e poi i giornalisti che raccontano, naturalmente, se questa vita è migliore o è peggiore. Noi artisti ce la mettiamo pure, perché l'arte comunque ha un ruolo fondamentale, non di intrattenimento, ma di smuovere le coscienze, almeno i concerti di questa rassegna. Se possibile in piedi, chiedo scusa, un minuto. Strage di Via D'Amelio, 23 maggio 1992. Muoiono Giovanni Falcone, Francesco Morvillo, e la scorta Antonio Montinaro, 30 anni, Vito Schifani, 27 anni, Rocco Di Cillo, 30 anni. 19 luglio 1992, Paolo Borsellino, la sua scorta, Emanuela Loi, 25 anni, Agostino Catalano, 43 anni, Walter Cosina, 31 anni, Vincenzo Limuli, 22 anni, Claudio Traina, 27 anni. Un minuto di silenzio, grazie. Grazie di cuore, grazie. Allora, all'intervallo del concerto ci sarà l'intervento del questore, del dottor Paolo Passamonti, chiedo scusa ogni tanto mi intreccio con i nomi, del magistrato Nicola Trifuoggi e della giornalista Rai Daniela Senepa, e poi l'assessore alla cultura Giovanna Porcaro. Il sindaco mi ha detto: non mi chiamare perché c'ho la camicia aperta, con questo caldo, certo, se mettevi la cravatta hai fatto bene a mettere la camicia aperta, sindaco. E volevo anticipare una cosa, perché apro una piccola parentesi e la chiudo immediatamente. Questa manifestazione, il concerto a seguire sarà il 2 di agosto, come è scritto sul programma, ma ci sono due concerti straordinari in più, perché ho ricevuto centinaia di telefonate degli appassionati della musica lirica, cioè il bel canto, che ho voluto accontentare con la complicità e l'appoggio
della direttrice dell'Aurum, che ringraziamo, Narita Della Penna, e l'assessore Giovanna Porcaro. Il 28 di giugno vi aspetto tutti, perché ascolteremo il 28 agosto, chiedo scusa, ascolteremo la voce di Claudio, di Claudio Stefano Tenore, con un recital di canzoni liriche napoletane, baritono Renato Caldarale con di nuovo canzoni napoletane, il pianista Michele Ladogano e il soprano Tania Buccini. Un altro concerto che è stato aggiunto il 5 di settembre, questa volta non mi sono sbagliata ma ho parlato di emotività, quindi i lapsus sono normali. Il 5 di settembre c'è l'interpretazione di un coro eccezionale che si chiama Armonia Mundi, ed è un coro che io a malincuore ho dovuto scartare perché non avevo date, quindi è stato reinserito qui a Musicarte nei Parchi, diretto dalla dottoressa Patrizia Salinieri, che è presente questa sera. Grazie e buon ascolto. Grazie. Concertus Serafinum Aquilano, diretto dal maestro Manlio Fabrizi. Thank you.
Buonasera, dal Concentus Serafina Pirano e il suo direttore Emilio Fabrizi. Noi vogliamo portarvi in questo momento in cui all'Aquila è iniziata la perdonanza, vogliamo portarvi proprio questo profumo di perdono. E la parola perdono racchiude grandissime parole, racchiude la parola pace, racchiude la parola amore. E quale miglior concetto può esprimere il perdono in una serata come questa, con una dedica così grande? Quindi è tutto l'amore che veramente può sprigionare i giorni della perdonanza, tutto questo amore noi vogliamo metterlo in questa dedica. È una cosa importante, soprattutto in questo momento, dove ci sono tantissimi motivi per non pensare alla pace necessaria. Non puoi accendere nessuna pagina web o di telegiornale, è una cosa che non si può sentire ciò che accade. Allora fermiamoci un attimo, cominciamo a respirare, cominciamo a cercare dentro di noi quella scintilla che si chiama perdono, e noi questo ve lo vogliamo portare dal centro dell'Aquila, proprio dall'Aquila. È una città che non è morta, c'è, è un attimo terremotata, lo vogliamo dire, ma ci siamo tutti, ne mancano solo 309, ma noi siamo lì con loro, al centro, in mezzo agli portici dell'Aquila. Yeah.
Non è vero che sta tutto a posto all'Aquila, non è neanche vero che non si muove nulla però. Io per esempio sono tornata a casa che è già un anno e mezzo, era una B rimessa a posto, però siamo nella periferia. È il centro che è sofferente, città la conoscete perché insomma siamo veramente fratelli, siamo veramente debitori nei confronti di Pescara perché ci ha sostenuto molto, ci ha ospitato molto. La città non è che era costruita male, la città è antica, per cui con un terremoto fortissimo come quello che ha fatto si potesse sapere la vera magnitudo, non la media, quella vera. E allora qualunque casa antica ha avuto dei problemi. Per cui ci siamo, come dicevo prima, ci siamo tutti, come Concentus. Noi avevamo la nostra sede restaurata con le nostre forze da pochissimi mesi, ci abbiamo fatto soltanto 2 concerti. C'è rimasto l'impegno economico, sapete qual è? La chiesolina fuori la villa comunale, fuori Porta Napoli, sul curvone, c'è una chiesolina che si vede la Madonna degli Angeli, eravamo lì. E è in piedi, non è venuta giù, però insomma è ridotta male, necessita di tanto. Ok, tutto questo per dire che nonostante fossimo stranieri alla nostra terra, nonostante fossimo fuori dalle case, nonostante fossimo fuori naturalmente dalla sede, non ci siamo fermati un giorno. Il primo concerto in città l'abbiamo fatto il 17 maggio 2009 e l'attività l'abbiamo tenuta con le unghie, con i denti, con il cuore. Abbiamo organizzato anche delle cose nuove. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione di un convegno olistico, Sorgenti d'Aquila. Questo per dirvi che non ce ne andremo mai dalla nostra città. Faremo del tutto perché si sappia che è una terra meravigliosa, che è una terra che parla, è una terra che nasce sulle sorgenti dell'acqua ed è un'acqua che racconta la storia. È un'acqua che potete ritrovare nella fontana delle 99 cannelle. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri. Paolo Borsellino.
La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che si può vincere non pretendendo l'eroismo dei inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Giovanni Falcone. È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Paolo Borsellino. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone. Il sospetto dovrebbe quantomeno indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia. Non soltanto essere onesti, ma apparire onesti facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti, anche se non costituenti reati. Paolo Borsellino. Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Giovanni Falcone. Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Paolo Borsellino. Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata. Non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza e quindi della complicità. Paolo Borsellino. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Giovanni Falcone. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Paolo Borsellino. La mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Giovanni Falcone. I Giuda rimarranno al potere. Paolo Borsellino. Grazie. Thank you.
perché questa terra è veramente bella e andrebbe onorata ogni giorno un po' di più. E ripeto, se ognuno di noi nel proprio piccolo comincia a farlo, allora l'umanità può cambiare, mettendoci dentro quelle parole che ho detto prima, mettendoci dentro quello che ognuno di noi veramente, anche nei momenti più duri, ha dentro. Perché noi non ce lo dimentichiamo, ma veniamo da una scintilla divina. Allora questa sera vi voglio portare dentro il nostro sogno. Se ce la farà la nostra città, ce la farà tutta la terra. Perché veramente essere rasi al suolo, quando non hai più punti di riferimento, quando non sai dove andare a comprare il pane o farti rimettere un tacco alla scarpa, guardate che è duro, pensateci un attimo. Eppure noi ce la stiamo facendo e ce la vogliamo fare sempre di più. Noi vi vogliamo portare e ognuno di voi poi porterà altri dentro il nostro sogno 99. Lasciamo ancora nel nostro sogno, non per parlarci addosso, ma perché ciò che arriva con la musica non arriva con nient'altro, ciò che arriva con la poesia non arriva con nient'altro. Vi lasciamo ancora dentro questo sogno. Thank you.
Allora, il programma di questa sera è un altro brano e poi c'è l'intervallo e poi saranno tutti i brani conosciuti, sarà musica leggera, diciamo libera, con sorpresa ma libera. Però volevamo proprio portare in questa serata il messaggio della nostra città, il messaggio del coraggio di ogni aquilano che ce la sta facendo, o perlomeno che ci sta provando, ed è fondamentale. Come è fondamentale partecipare ad una serata come questa? Guardate, per noi è veramente un onore essere qui, non solo nel posto che è un posto di prestigio, non solo davanti a un pubblico numeroso e caloroso come voi siete questa sera, ma essere qui in una serata con questa dedica. E io vorrei veramente ringraziare Maria Gabriella Castiglione, perché donna di coraggio, donna artista, ma che mette a disposizione la sua arte per mandare un messaggio così forte. Grazie Gabriella veramente di cuore, perché guardate, vuol dire veramente credere in ciò che sai fare per metterlo a servizio di un discorso così importante, così grande, così coraggioso in questo momento e in un territorio come quello italiano con tutto ciò che si sta vivendo. Per cui è fondamentale esprimere con la musica, con la poesia, come dicevo prima, il concetto di pace. Yeah.
avete ascoltato, a parte What Wonderful World, sono parole e musica del nostro direttore Manlio Fabrizi. Allora, succedono altre cose, giusto Gabriella? Noi ci vediamo fra 10 minuti. Grazie, fra poco. Allora vi prego di sedere perché è un momento importante. Chissà perché quando consegno delle onorificenze la gente in realtà si deve alzare. Poi ascolteremo un secondo tema veramente magnifico. Chiamo il questore della provincia di Pescara, il dottor Paolo Passamonti, chiedo scusa. In rappresentanza naturalmente del corpo della Polizia di Stato. È una onorificenza da parte della manifestazione Musicarte nel Parco, c'è Amnesty International e il Quirinale, perché l'associazione Musicarte da ben 6 anni ha come riconoscimento una medaglia d'oro da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in onore a Falcone Borsellino e gli agenti di scorta. Buonasera a tutti. È difficile che mi emozioni, però devo dire che sono veramente emozionato. Soprattutto devo ringraziare la dottoressa Castiglione per aver ricordato i ragazzi della scorta. Ne abbiamo ricordati pubblicamente questa sera, veramente mi ha emozionato, una cosa tanto che ero vicino alle lacrime, perché io li ricordo tutti. Ho in un'altra occasione, in prima persona, ho raccolto i ragazzi della scorta di Moro. Il dolore che si prova nell'amministrazione è tanto. Per cui ricordarli fuori è veramente importante. Purtroppo negli anni poi la memoria si disperde, se lo ricordano in pochi. Noi nell'amministrazione ce lo ricordiamo intitolando aule didattiche, viali dei nostri istituti di istruzione, e stando vicino alle famiglie, che sono la parte che veramente soffre la perdita. Guardate, ci sono vedove giovanissime, figli che non hanno visto io e i loro papà, come è venuto per Vito Schifani ed altri anche qui a Pescara, perché noi piangiamo un equipaggio intero dal reparto volo. Ho conosciuto quest'anno il figlio dell'assistente che era lo specialista, che quando il papà è morto era nella pancia della mamma, e vi posso dire che quello che accade nelle famiglie è sconvolgente. Me ne dico una per tutte. Io non so se qualcuno si ricorda del 78, quando è accaduto il 16 marzo l'uccisione della scorta di Moro. Io sono arrivato sul posto dopo pochi minuti e quindi l'ho raccolto i ragazzi, e Iozzino, quello che era a terra con gli occhi sbarrati, ho cercato di chiudergli gli occhi, di sistemarlo un pochettino. Il papà, fino alla morte, è andato tutti i giorni sulla tomba del figlio a parlare. Basta, grazie. Io di solito mi emoziono un po' poco, perché 30 anni di concerti, sono abituata in un self control, ma adesso l'ho perso tutto. E ringrazio di cuore il dottor Passamonti, che l'ho tempestato di mail in questi giorni alla questura di Pescara, e
E ancora una volta sono convinta, come stavamo commentando con la giornalista Daniela, che la musica smuove le coscienze molto più di tante parole. C'è un compositore, Debussy, un compositore francese contemporaneo, Letizia l'ha studiato anche lei, che asseriva: dove finiscono le parole, lì comincia la musica. Il dottor Nicola Trifuoggi, magistrato, procuratore d'Abruzzo. Lo conosciamo tutti quanti e quanto lavoro lui ha svolto per la giustizia qui nella nostra terra. È un altro ricordo, un'altra onorificenza per il dottor Trifuoggi questa sera, per La Scorta, dedicata alla scorta di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone. Grazie dottor Nicola. Paolo Passamonti qualche minuto fa ha espresso tutta la sua commozione. Permettetemi di esprimere la mia rabbia. Ho apprezzato molto che questa serata sia stata dedicata agli agenti di scorta Falcone e Borsellino. Ho apprezzato molto che ne siano stati fatti i nomi, uno per uno. Nomi che, hai ragione Paolo, con il tempo rischiano di essere dimenticati dalla stragrande maggioranza delle persone. Che differenza c'era tra loro e i personaggi illustri che stavano proteggendo? Nessuna. Erano tutti esseri umani ed erano tutti servitori dello Stato che stavano facendo il loro lavoro, il loro dovere. Erano eroi dentro perché sapevano quello che rischiavano e accettavano questo rischio, ma non avevano alcuna intenzione di morire prematuramente. Noi non abbiamo bisogno di eroi morti, noi abbiamo bisogno di uno Stato meno distratto nel proteggere i suoi figli migliori. Noi non vogliamo che con la mafia si tratti, noi vogliamo che la mafia venga sconfitta, senza compromessi. E vogliamo sapere la verità su quello che è accaduto, chiunque sia coinvolto. Noi non possiamo tollerare che nelle istituzioni si annidino ancora personaggi che lavorano o favoriscono le mafie di tutti i generi. Ma vogliamo che costoro vengano scoperti, espulsi, processati e condannati. Bravo, bravo. Si sapeva quello che sarebbe accaduto a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Si sapeva che la mafia avrebbe adottato metodi da terrorismo più che da mafia, nel senso che uno o cento morti sarebbe stato lo stesso per loro, pur di raggiungere il loro obiettivo. Ne erano stati segnali importanti l'attentato alla Daura, alla villa di Giovanni Falcone. Ma i nemici di Giovanni Falcone andavano dicendo che i Candelotti di Titolo si era messi da solo per darsi importanza. I Giuda, di cui parlava Paolo Borsellino, che stanno ancora al loro posto e anzi hanno fatto carriera. Paolo Borsellino, qualche giorno prima di morire,
disse a un giovane commissario di polizia che ha lavorato tanti anni qui a Pescara poi e che quel giorno gli faceva da scorta a Palermo, che non sapeva quanti giorni ancora sarebbe rimasto vivo, ma non mi pare che sia stato fatto granché per evitare che quelle stragi, che quelle morti si verificassero. Noi vogliamo che non ci siano più morti per il solo fatto di fare il proprio dovere. Noi pensiamo che non sia giusto morire per fare il proprio dovere. Pretendiamo che tutte le istituzioni si muovano in questo senso. Onore a tutti i caduti per la nostra libertà. Grazie. Ringraziamo il magistrato Nicola Trifoggi, che è stato presente con il cuore a tutta la manifestazione dedicata a Falcone Borsellino, alla sua preziosa presenza questa sera e il 20 di luglio, così come la presenza del dottor Bassamonti e di tutti gli artisti, ha arricchito ancora di più. Tra l'altro ci siamo riuniti in questi giorni con l'Associazione Musicarte e anche Amnesty International. Il prossimo anno Musicarte farà 18 anni, diventerà maggiorenne, si fa per dire, e la manifestazione la vogliamo dedicare, spero che il sindaco sia d'accordo, ma tanto la facciamo lo stesso, la manifestazione è dedicata ad Aldo Moro, perché ricorre... Sto scherzando, io conosco Luigi da tanti anni, quindi mi permetto in modo amichevole di parlare così, parlando prima delle barriere abbattute appunto. Noi vogliamo bene a Pescara, io voglio bene a Pescara e perciò voglio lavorare bene per Pescara. La giornalista Rai Daniela Senefa. Anche a lei una onorificenza, chiamo anche il dottor Trifoggi perché ci tenevamo. Ci tenevamo così. A far che cosa? A fare che cosa? Non ti spavento. Cronaca giudiziaria e quant'altro, giornalista abruzzese, noi l'associazione Musicarte fa esibire tutti i musicisti abruzzesi, quindi tu sei abruzzese doc? No, per niente, no. Non sono nemmeno nata in Abruzzo. Ah no, vabbè, comunque sì, ti adoperi per il TG3 Abruzzo, quindi lavori per il TG3 Abruzzo e ti ringraziamo dell'opera che tu fai. Grazie, prego. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie al dottor Trifoggi che volevo vicino a me, perché adesso ve lo spiego perché. Io non oso dire mezza parola in più di quello che ha detto il dottor Trifoggi, perché ha detto tutto quello che si doveva dire, però ci sono due o tre cose che voglio dire. La prima è per le quatrane e i quatrani dell'Aquila che stanno qui dietro. L'Aquila mi è particolarmente cara perché io sono piombata all'Aquila un'ora dopo il terremoto e credetemi, quello che si vede, quello che si sente, quello che si respira ti cambia la vita. Vorrei dire che gli aquilani non sono debitori di nulla a nessuno e nemmeno a Pescara, perché l'Aquila è la sesta città d'arte d'Italia, è il nostro capoluogo, dico nostro, è vero, io non sono abruzzese, ma qui è nato mio figlio, io ecco appunto nemmeno tu, per cui alla fin fine insomma viviamo qui da tanto, comunque sia. Il terremoto dell'Aquila è il terremoto di tutto l'Abruzzo, anche se a soffrire è solo l'Aquila. Alle quatrane e ai quatrani qui dietro vorrei dire che il discorso sulla magnitudo è stato fatto 5 minuti dopo il terremoto. E c'era un perché, e lo sappiamo tutti benissimo qual è il perché, perché lo Stato, oltre a non proteggere talvolta i suoi servitori, non protegge nemmeno i suoi cittadini. E questo è drammatico. E la commozione del questore tocca le corde, perché quando si vedono morire ragazzi di 20 anni con una divisa addosso, perché ci credono... è un omicidio di Stato, è lo Stato che ammazza i suoi figli, Crono che ammazza i suoi figli,
Quando cadono gli operai dalle impalcature perché hanno bisogno di lavorare, perché le imprese lucrano, perché nessuno li controlla. È sempre lo Stato che ammazza i suoi figli. L'altra sera sono andata a ritirare un altro premio e c'era un ex sindaco di una città a noi molto vicina che ha detto una cosa per la quale io, zitta zitta, buona buona, senza farmi vedere, mi sono alzata e me ne sono andata, perché questo sindaco stava parlando ai magistrati dicendo che quando si arresta così en passant i magistrati sono dei criminali. Queste sono parole testuali. A me non ha fatto specie quello che ha detto lui, a me ha fatto specie l'applauso che si è levato da una parte, devo dire la verità, da una parte del pubblico, da una parte, sì. Ecco, non bisogna arrivare a Palermo e alla mafia, perché noi ci riempiamo la bocca di Falcone, il Borsellino, di Palermo e della mafia. La mafia ce l'abbiamo dietro l'angolo, perché la mafia è una mentalità. E se noi pensiamo di coltivare l'orticello a scapito di chi che sia, siamo dei mafiosi. E questo è quanto. E circa il fatto della pace, ma chi di noi, io sono madre, abbiamo figli, chi di noi non vorrebbe la pace? Ma chi di noi è tanto pazzo da vedere partire suo figlio in guerra o vedere le sue figlie soffrire? Però la pace si conquista, la pace non è stare zitti di fronte alle angherie, la pace non è subire di fronte a chi invece se la gode, la pace è un percorso e ce lo dobbiamo guadagnare tutti quanti. Non si può avere pace quando lo Stato taglia i fondi alla DIA solamente perché sta indagando sulla connivenza, sul rapporto, sulla trattativa tra Stato e mafia. È indecente, è incivile, non è democratico, è terrorista. Allora, se le dico io queste cose passo per estremista, no? non fa niente. Vorrei dire che non è questione di politica, è questione di civiltà. E grazie a Gabriella, perché da che mondo è mondo è vero che la musica smuove le corde interiori, smuove le coscienze. Non lo so, Debussy diceva, lo avete citato prima, che dove finiscono le parole inizia la musica. A me piacerebbe che dove finiscono le parole iniziassero i fatti. Grazie, grazie, grazie a tutti, davvero, grazie. Ringraziamo Daniela Senepa, ascolteremo la seconda parte del concerto con tutte canzoni famose e poi chiamiamo Luigi, anche se porta la camicia aperta, perché con questo caldo. Come fa questore con la signor questore Passamonti, con questa camicia si può anche sbottonare perché fa molto caldo questa sera. Ascolteremo di nuovo la seconda parte del Concertus Aquilanum, Serafino Aquilanum, diretto da Manlio Fabrizi, poi c'è la loro premiazione con l'assessore alla cultura. Intanto vi ricordo l'appuntamento del 28 agosto qui alle 21:30 con un concerto straordinario fuori programma, sempre ingresso gratuito qui all'Aurum Musicarte nel Parco. Grazie.